Buonasera, benvenuti allo spazio di approfondimento economico proposto da Confindustria che di Pescara, Rete 8. Parliamo nella puntata odierna della struttura finanziaria delle aziende italiane che sembrano essere più svantaggiate rispetto al contesto europeo e inferiore per quanto concerne la disponibilità di capitale di rischio rispetto al contesto europeo e sono meno diversificati gli strumenti a sostegno delle imprese. In questo quadro le piccole aziende sono più penalizzate in quanto non riescono ad attrarre in maniera sufficientemente efficace i capitali e poi è ovvio che in un quadro siffatto è necessario capire bene quali sono gli strumenti di debito, di equity e quali sono i pilastri della finanza agevolata. Ne parliamo con gli ospiti che sto per presentarvi in collegamento. Do il benvenuto a Luca Puggioni che è General Manager presso Azimut Capital Management SEGR SPA. Buonasera. Buonasera ai telespettatori e grazie dell'invito. Grazie a lei. Nunzia Salvatorelli, imprenditrice Aule 3.0, amministratore BCC Valle del Trigno. Buonasera. Buonasera e grazie per l'invito. Saluto tutti i telespettatori. In studio torna a trovarci Alfredo Castiglione, presidente Ramses Group, tributarista, revisore legale. Buonasera, grazie dell'invito da parte nostra, saluti a tutti. Entriamo nel vivo quindi della nostra trasmissione e andiamo in collegamento da Luca Puggioni, al quale chiediamo un attimo di inquadrarci meglio quanto abbiamo esposto in apertura di trasmissione, perché sembra molto spesso che ci sia, no, un divario tra quello che accade concretamente nel mondo dell'economia e poi quanto concepisce come agisce la finanza, e questa è una percezione che spesso hanno anche i singoli cittadini. Vogliamo illustrare meglio questa percezione, che poi sappiamo non essere esattamente così? Bene, certamente. Si parla forse più di finanza e è un po' troppo poco di economia reale, e purtroppo la nomea che accompagna la finanza, perché spesso fa più, non è delle migliori, perché spesso fa più notizia magari l'elemento di cronaca negativo che è la normalità dello svolgimento di quello che succede nella realtà, no? Quindi bisognerebbe più occuparsi delle cose più concrete, ma finanza ed economia reale sono a mio avviso due facce della stessa medaglia. Cerchiamo di inquadrarle un po' meglio, no? La finanza ha un ruolo fondamentale, è quello di essere acceleratore dell'economia reale, no? Fornendo i capitali necessari all'economia per funzionare, sia capitali di credito sia i cosiddetti capitali di rischio, no? Nella nostra veste di investitori sicuramente conosciamo i due strumenti principe di queste tipologie, che sono il mondo delle obbligazioni e il mondo delle azioni. L'economia reale invece ha un ruolo più concreto nella produzione e creazione di quei beni e quei servizi che tutti i giorni noi utilizziamo, e chiaramente nella produzione dei beni e servizi è evidente che serva del capitale per poterli produrre. Io vorrei fare due considerazioni a cavallo tra la storia e la cultura del sistema finanziario italiano, no? La prima è di questo tipo: il mondo della finanza che tutti noi conosciamo e quello di cui si parla tanto è associato al mondo cosiddetto tradizionale della finanza quotata. Leggevo proprio stamattina gli ultimi dati della Consob, questo mondo fotografa una realtà italiana di largo circa 400 imprese che rappresentano
meno del 25% del PIL in Italia, quindi se noi ci interessassimo solo a questo mondo è come se escludessimo tre quarti del sistema produttivo del paese, e tra l'altro in termini di numeriche, quindi anche di posti di lavoro, il controaltare che è rappresentato dalle piccole e medie imprese non quotate è rappresentata, a seconda delle dimensioni che poi si vogliono tenere in considerazione, comunque un numero superiore alle 200.000, quindi capite bene che dovremmo imparare ad avere dimestichezza un po' di più con questi temi rispetto magari a sapere esattamente dello spread dove è posizionato, quanto salgono e quanto scendono solamente degli indici azionari. La seconda riflessione è forse più di carattere storico: il sistema paese finanziario è sempre stato cosiddetto, uso un termine che tutti noi sicuramente abbiamo incontrato, è un sistema tipicamente bancocentrico in Italia, no? Più dei due terzi storicamente del capitale impiegato in azienda arrivavano dal mondo bancario. La media europea si attestava attorno al 50%, ma ci piacerebbe confrontarci con i paesi che hanno lo stesso nostro lignaggio, come la Francia o la Germania, che si attestano invece ben sotto un terzo dei capitali impiegati. È inevitabile che nel 2008, con la crisi del sistema bancario a livello globale, un sistema che era fortemente ancorato a quel tipo di logica sia andato un po' in difficoltà, e addirittura, se vi ricordate, nel 2011 è stato messo fortemente in discussione. Ma voglio chiudere con una considerazione più positiva, chiaramente, perché tanto è stato fatto in questi ultimi anni, ci sono stati importanti cambiamenti normativi dal punto di vista italiano e dal punto di vista europeo, e soprattutto anche culturali, a cui si affiancano anche l'avvento della tecnologia anche nella finanza, per cui tutto il mondo legato al cosiddetto fintech, che ha rivoluzionato per esempio la logica dei pagamenti, ma che oggi sta rivoluzionando anche l'accesso al credito. Termini con cui inizieremo a prendere confidenza sono instant lending, direct lending, cioè modalità di ingresso diretto anche da parte del privato sotto certe forme che vanno ad entrare nelle forme più tradizionali magari di prestiti e crediti verso le imprese o negli sconti di fatture, garantendo un accesso diversificato delle imprese al credito, e anche con tempistiche di lavorazione, di risposta che fino ad oggi erano impensabili. Accanto a queste stanno entrando operatori specializzati, per fortuna anche italiani, che si occupano, e cito altri due termini inglesi, di venture capital e di private equity, che non sono altro che forme di investimento diretto nel capitale delle aziende, che vanno a finanziare direttamente il cosiddetto capitale di rischio, dalle start-up, importantissimo volano di innovazione del panorama italiano, alle aziende più mature che devono magari consolidare la leadership anche a livello internazionale. Per cui io credo che sia auspicabile un ritorno all'equilibrio, a un dialogo attento da parte di tutti gli operatori, istituzioni, ma anche del privato cittadino, tra il mondo della finanza e dell'economia reale, per rendere tutto il sistema italiano più forte e sicuramente anche più attrattivo all'estero. Decisamente, grazie per questo contributo. Torniamo con queste considerazioni qui in studio per parlare con il Presidente Castiglione, che rappresenta, come abbiamo detto prima presentandolo, Ramses, che è un'azienda associata a Confindustria Chieti Pescara, affianca le aziende nelle varie azioni, quindi individuando gli strumenti di finanza agevolata. Quindi in questo senso sarebbe interessante capire, in un'ottica di finanziaria 2023, per le imprese del territorio, ma anche per le imprese del mezzogiorno in maniera un po' più allargata, relativamente ad un tema che abbiamo già trattato, che è la transizione 4.0, qual è lo stato attuale? Certo. Come hai detto tu, noi ci occupiamo prevalentemente della finanza agevolata. Lo strumento principe della finanza agevolata, almeno le linee generali, vengono date dalla finanziaria, che quest'anno, la finanziaria 2023, ha avuto a che fare con delle risorse finanziarie certamente non cospicue, per cui alcuni progetti sono stati rifinanziati, alcune linee riviste o non finanziate. Entrando più nello specifico, perché
specialmente per le PMI, tutti attendevano e aspettano, ma è stata rifinanziata quella legge, non è stata rifinanziata questa legge, ci chiamano in maniera piuttosto costante. Andando a fare un elenco, ma per gli addetti ai lavori, ma anche per le imprese sono termini conosciuti, è stato prorogato il credito d'imposta del Mezzogiorno, il cosiddetto bonus sud. In questo modo si è andato anche a, a sollevare i dubbi delle aziende presenti nelle ZES, le zone economiche speciali. Con il credito del Mezzogiorno, cosiddetto bonus sud, le aziende possono continuare, almeno fino alla fine del 2023, tranne ulteriori proroghe, di crediti d'imposta pari al 30%, 20% o 10% per le piccole, medie e grandi, per l'acquisto di impianti e macchinari, non necessariamente 4.0. Questa linea è cumulabile con i crediti d'imposta per i macchinari 4.0. I macchinari 4.0, i crediti d'imposta per i macchinari 4.0 sono stati prorogati per 2 anni in base alla vecchia legge finanziaria, quella del 2022, ossia sono andati ad essere dimezzati purtroppo le aliquote, non più il 40 ma il 20%, il 10 per le altre. Qua voglio aprire una parentesi perché il governo, e nella fattispecie il ministro Urso, l'abbiamo scritto anche nelle nostre newsletter che inviamo a tantissime aziende locali e anche extra-regione, sta cercando di recuperare un tesoretto di 3 miliardi di euro non utilizzato durante il 2022 dalle aziende italiane, che andrebbe perso altrimenti, cercandosi di farsi autorizzare dalla Comunità Europea e poter dirottare questi 3 miliardi affinché con un decreto che dovrebbe uscire dentro febbraio, i primi mesi del 2023, a poter riposizionare il credito d'imposta dalla 4.0 al 40% e rifinanziare in maniera cospicua anche il credito d'imposta ricerca e sviluppo, nonché ad andare a rifinanziare anche la formazione 4.0, che la formazione 4.0 in questa finanziaria non è stata finanziata. C'è stata quindi la proroga invece del credito d'imposta ricerca e sviluppo per il Mezzogiorno rispetto alle altre regioni del centro-nord, le aliquote sono 25, 35 e 45%, così come è stata rifinanziata la Sabatini, è stata rifinanziata il credito d'imposta per le imprese energivore e non energivore, questo è importante, almeno per il primo trimestre del 2023, portando le aziende gasivore e non gasivore al 45% di recupero, le aziende energivore e non energivore al 35% di recupero. Il calcolo viene fatto in base ai consumi del 2019 su base 2022 o 2023. Questo è importante. Sono stati rifinanziati i contratti di sviluppo, cosa importantissima che molti aspettavano, così come sono state inserite all'interno di questa finanziaria diversi fondi, fondi per le politiche di sostegno per le filiere Made in Italy. Su questi fondi sono in attesa poi l'uscita dei relativi bandi, fondi per la sovranità alimentare, il fondo per l'innovazione dell'agricoltura, questo è molto importante per il settore agricolo, come anche il fondo per il turismo sostenibile, il fondo di garanzia e quant'altro. Quindi le linee guida ci sono. Sono linee di guida importanti. Quello che le aziende aspettano tantissimo, ripeto, è la possibilità di poter ancora utilizzare i crediti d'imposta sui macchinari, impianti, che ha dato un notevole input alle nostre aziende, le piccole e medie imprese, per poter investire in quei macchinari e in quella ricerca 4.0, in quello sviluppo, in quell'innovazione dove le nostre imprese hanno sempre più bisogno. Bisogna vedere, ci auguriamo che la Comunità Europea dia questo assenso, di poter utilizzare quel tesoretto dei 3 miliardi.
Ce lo auguriamo ovviamente e quindi continuiamo a parlare di punto zero, da 4.0 ad aule 3.0, quindi vado in collegamento da Salvatorelli che rappresenta un'azienda che si occupa di progetti scolastici, quindi innovazione e arredi per le scuole e quindi in questo ambito chiedo a lei Salvatorelli per il 2023 e qual è la situazione della vostra azienda, che cosa vi auspicate, come vi state muovendo in questo contesto. Grazie. Diciamo che il tema che stiamo affrontando è veramente molto sentito, poiché come dicevamo prima, le nostre PMI hanno grande necessità della gestione della finanza e soprattutto di quella agevolata, perché sono un volano per la crescita delle nostre imprese. Molte volte, spesso, le imprese del nostro territorio hanno a che fare con chiedere diciamo, i finanziamenti agli istituti di credito e spesso questo diventa un fattore critico di successo perché non si pongono nella maniera adeguata per richiedere le forme di finanziamento, la presentazione dei bilanci, il consulente che le segue, queste sono criticità. E poi quello che diceva il dottor Puggioni è un tema molto sentito degli investitori privati, perché nel nord a fianco delle aziende ci sono grosse società che aiutano nel business le aziende, a parte con la finanza agevolata, ma proprio nella gestione finanziaria dell'impresa. La nostra realtà è una realtà che nasce dall'esperienza trentennale nell'ambito della scuola e diciamo, noi perseguiamo i nostri obiettivi che sono quelli della progettazione, della realizzazione di ambienti e spazi innovativi per la scuola, dove uniamo la tecnologia alla sicurezza e all'innovazione, ma soprattutto realizziamo ambienti per il benessere. Perché questa è il nostro, diciamo, la nostra missione, perché riteniamo che un ambiente scolastico di qualità per un apprendimento di qualità è necessario che gli insegnanti, i ragazzi vivano in uno spazio dove c'è benessere. E non solo, pensiamo che l'educazione allo stare bene e all'attenzione all'ambiente generi e dia la possibilità ai ragazzi di percorrere un processo di apprendimento ottimale. E diciamo che questi sono i nostri valori e anche quello soprattutto di educare al bello, perché la scuola deve essere l'ambiente dove vivono i ragazzi che saranno gli uomini di domani, per cui se il ragazzo ha cura del suo ambiente un domani sicuramente sarà attento all'ambiente dove vive e per una società più sostenibile. Il nostro business pertanto parte dalla soddisfazione della clientela, che sono la nostra clientela, sono la pubblica amministrazione. E ritornando al discorso della finanza agevolata, nel mio caso per esempio, parlavamo prima, ci sono molti finanziamenti nelle scuole, ma la criticità è che la nostra clientela ha un punto di forza e un punto di debolezza. La forza è che l'ente pubblico ti dà la certezza del pagamento, ma al tempo stesso non rispetta le scadenze e quindi nella gestione finanziaria, che appunto è la gestione dei flussi di cassa che devi gestire e devi controllare, molte volte ci troviamo a uno sfasamento temporale e questa cosa è una criticità che diciamo deve essere gestita bene, perché altrimenti può creare dei grossi problemi. Per cui ci servono sicuramente degli strumenti finanziari ad hoc per questa tipologia, nel mio caso, io parlo nel mio caso, dove abbiamo la necessità di avere finanziamenti per far fronte allo sfasamento dal pagamento del cliente al pagamento del fornitore. Io penso che gli obiettivi per l'anno prossimo nel mio business sono proprio quelli di stare sempre vicini alla clientela e soddisfarla al meglio, ma soprattutto avere una buona gestione sia economica, quindi la capacità di generare valore e misurare le performance aziendali, ma collegate anche a una corretta gestione finanziaria.
Grazie Salvatorelli, lei ha introdotto un concetto molto importante che noi abbiamo trattato in passato nelle nostre puntate, il concetto di sostenibilità che non è assolutamente staccato da un criterio di investimenti e di attribuzione di valore che non significa semplicemente investimento economico. Quindi vorrei collegarmi con Puggioni per non solo sottolineare questo aspetto ma anche per chiedere una sua testimonianza in questo ambito, commentando anche una frase che ci è stata suggerita, una frase molto famosa di un economista e di un importantissimo imprenditore americano che è Warren Buffett, che dice che capire i business permette di essere investitori migliori. A lei. Beh, non posso che essere d'accordo con Warren Buffett, probabilmente il più grande investitore attuale della storia, no? Il metodo, giusto per fare un piccolo excursus, il metodo di Warren Buffett è un metodo strategico e molto razionale, no? Si basa sicuramente sul studio e la conoscenza del business, è fondamentale. Comprendere il business e le regole che lo governano sono fondamentali per investire. Quindi, come accennava prima la dottoressa Salvatorelli, anche le aziende devono porsi in una maniera da rendere comprensibile e visibile il loro business. E poi è compito della parte della finanza valutare se è profittevole o meno entrare. Io a questi aggiungerei anche un personalissimo elemento che ritengo fondamentale proprio per l'estrazione di valore dalla parte degli investimenti, che è il fattore tempo, che troppo spesso viene sottovalutato. Invece ci vuole il tempo adeguato per valutare i business, ci vuole il tempo adeguato soprattutto per farli maturare. Invece da operatori noi vediamo spesso che i comportamenti, soprattutto per quanto riguarda gli investitori, sono più legati magari a fattori emotivi e irrazionali. È nata anche una branca della finanza che studia proprio questi fattori, che è la finanza comportamentale, no? Si è più portati ad investire nei momenti positivi o nei momenti di cosiddetta euforia e meno in momenti o in cicli negativi, no? Si è portati a essere più prudenti. Invece probabilmente controintuitivamente bisognerebbe fare proprio il contrario. A me piace di Warren Buffett, se mi posso permettere, mi piace un'altra sua citazione che è quella che dice che il prezzo è ciò che paghi, il valore è quello che ottieni, che fotografa bene due dimensioni, la dimensione del prezzo e la dimensione del valore, no? In finanza tradizionale il prezzo non è espressione delle capacità imprenditoriali tanto, sì, ha un riflesso evidentemente, ma è più condizionato da due elementi che sono banalmente la domanda e l'offerta. Più domanda c'è, più il prezzo sale, più offerta c'è, più invece il prezzo scende. Il fattore invece di valore, che invece è tradizionale nel mondo concreto dell'economia reale, va a fotografare altre dimensioni: la capacità dell'impresa di stare sul mercato, di evolvere, la capacità dell'imprenditore, lo stare al passo con i tempi, l'essere resiliente, va tanto di moda questo termine, no? Quindi l'estrazione in definitiva, grazie al tempo, e qui non a caso ritorna il fattore tempo, dà la possibilità di estrarre valore. A me piacerebbe che questo valore fosse intercettato da operatori italiani e che fosse a beneficio dell'investitore italiano, un po' come ci ha ricordato l'anno scorso Paolo Savona, presidente della Consob, auspicando che buona parte della liquidità del paese fosse indirizzata in attività produttive. Oggi credo che siamo di fronte a una sfida importante, proprio come paese, che riguarda tutti, sicuramente gli operatori specializzati e sicuramente le istituzioni, ma riguarda anche l'investitore privato. Io credo che un giusto equilibrio di queste componenti, gli strumenti oggi anche per investire, per dare risposta
alle necessità che ci vedevano ricordate le imprese ci sono in Italia. I PIR alternativi ne sono solo un esempio, da non confondere con la normativa dei PIR tradizionali. I PIR alternativi consentono di investire direttamente in capitale e in debito delle imprese e quindi di finanziarle, o possono dare il contributo a quegli operatori specializzati che lo possono fare e possono supportare anche l'investitore privato in questo senso. Ci vuole un metodo e strategia, Warren Buffett ce lo ricorda. Io credo che sia arrivato il momento di competere anche su scala internazionale, anche dal punto di vista dei meccanismi tra la finanza e l'economia reale, per non vedere, come purtroppo è successo in passato, andare via alcune eccellenze italiane come, non so, Lamborghini piuttosto che Ducati o piuttosto che Fendi. Io credo che sia giusto che invece il sistema paese, quindi l'investitore privato, partecipano alla crescita del sistema e soprattutto che i capitali siano capitali e guida e rimangano a guida italiana. Ben vengano anche gli investimenti da parte all'estero, ma la guida deve essere assolutamente italiana, e questo è il mio auspicio. Grazie Puglioni per questa considerazione. Torno qui in studio con il Presidente Castiglione. Lei parlava prima di necessità di dare delle risposte concrete, una esigenza concreta e un problema al quale bisogna dare delle risposte assolutamente contingenti è quello del caro energia. In due minuti che cosa ci dice in merito? Ci vorrebbero, non basterebbero nemmeno 20 minuti. Comunque, per quanto riguarda il caro energia, così come ho detto prima, è stato rifinanziato il credito d'imposta per le aziende energivore, gasivore e non gasivore, energivore e non energivore. Sta per uscire, ecco, dico, anche alcune opportunità per quelle aziende, ad esempio, che vogliono investire nel fotovoltaico. Sta per essere attivato il decreto del 1 marzo del 2022, che prevede nel suo articolo 14 un credito d'imposta per qualsiasi impresa non agricola che installi il fotovoltaico sul tetto delle proprie imprese, per autoconsumo sempre, con un credito d'imposta fino al 65%, questo per le imprese del centro-sud e del mezzogiorno. Così come sta per uscire per le aziende agricole l'agrivoltaico, ossia l'anno scorso è uscito il credito d'imposta per l'agrisolare sui tetti. Adesso sta uscendo il credito d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici per terra per le imprese agricole. Sta in fase di essere attivati anche dei decreti delle opportunità per impianti di biogas, di biometano. La Regione Abruzzo so che sta per uscire un progetto di finanza agevolata per chi investe nell'idrogeno, l'Hydrogen Valley, per le aree imprenditoriali dismesse, come anche il fondo di transizione industriale per investimenti dai 3 ai 20 milioni, questo è un bando nazionale di prossima uscita, o il bando della transizione energetica per l'economia green. Quindi nel campo del green, del verde, dell'energia alternativa è piuttosto attivo, però sono tutti bandi che stanno per uscire. Vedo che ci sta pochissimo tempo, rubo 30 secondi per dire soltanto, così come anche in altri interventi, possono uscire tutti i bandi meravigliosi di questo mondo. La finanza agevolata può essere a fianco anche al 100% rispetto alle problematiche delle aziende, ma specialmente per le PMI è testimone la mia realtà, che si rivolge principalmente alle piccole e medie imprese ma anche alle grandi, è il rapporto con le banche e la finanza ordinaria. Spesso io mi trovo di fronte, noi all'interno della nostra Ramses Group, che vanta diversi collaboratori, siamo un numero piuttosto consistente, ma ci troviamo di fronte a PMI che fanno un bando di finanza agevolata, si aggiudicano per esempio, ecco, un resto al sud o una nuova impresa a tasso zero, ma per la parte che la devono cofinanziare si trovano in difficoltà, ma parliamo di importi 40, 50, 60, 100 mila euro massimo, sapendo che l'altro 50% ce lo mette lo Stato, per chi mi sono aggiudicato quel bando. Bene, vado in banca, la banca, pur avendo di fronte l'approvazione delle banche, non finanzia. Io l'invito che faccio alle banche è quello di guardare un po' di più al quaderno a righe, cioè al progetto,
e non a quaderni a quadretti, non ai freddi numeri del bilancio. Crediamoci alle nostre aziende, crediamo ai nostri giovani che vogliono investire, perché le opportunità e il territorio ne ha bisogno. Grazie per questo appello. Vado da Salvatorelli, abbiamo veramente pochissimi secondi, però le chiedo in chiusura una considerazione riassuntiva. Grazie. Sì, sarò breve. Voglio, quello che penso che sia molto importante, la finanza agevolata sicuramente è utile per crescere nelle imprese. La criticità è che escono tanti bandi, i bandi sono a livello nazionale, a livello regionale, le camere di commercio, e qui gli imprenditori non sempre riescono ad avere l'attenzione per tutti questi bandi. Ci sono i consulenti, lo so, ci sono i consulenti che devono essere a fianco delle imprese, perché attraverso l'utilizzo di questi bandi sicuramente ci sarà sviluppo nell'ambito dell'impresa. Io per esempio ho utilizzato tantissimo dei bandi per il marketing digitale, perché oggi le imprese con il digitale hanno la possibilità di avere maggiori clienti, e sono gli stessi clienti che intercettano l'offerta delle imprese. Ben vengono quindi la finanza agevolata, ma soprattutto facilitare le imprese anche con bandi semplici, e dare la possibilità di non bloccarsi con la burocrazia e con anticipi di denaro che poi le imprese non sono in grado di sostenere. Quindi un'ultima cosa che volevo dire. Velocissima, velocissima. Un'ultima cosa in sintesi. Io ritengo che per crescere le imprese italiane, soprattutto quelle che hanno già un posizionamento diciamo nel mercato nazionale, debbano perseguire l'internazionalizzazione. Di bandi per l'internazionalizzazione ce ne sono tantissimi, perché ci sono gli istituti preposti per fare internazionalizzazione. Questa è una sfida per le imprese italiane, che possono andare a competere nei mercati internazionali per crescere e per avere più competitività. Concludo dicendo che questi temi affrontati sono veramente molto importanti per le nostre imprese e per la nostra economia reale, e ringrazio di questi interventi. Grazie mille, grazie per il contributo. Approfitto per salutarla Salvatorelli, così come saluto in collegamento Puggioni. Grazie per il prezioso contributo. Grazie a voi, un saluto. Grazie, saluti. Torniamo qui in studio, ringrazio il grazie. Presidente Castiglione. Buon anno e buon lavoro a tutti, siamo all'inizio dell'anno, siamo a fine mese. Assolutamente, grazie mille. Ringrazio in regia Danilo Cinquino, ringrazio tutti voi telespettatori per averci seguito, appuntamento alla prossima.